And every shadow filled up with doubt. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. La mafia al nord non esiste. Questa frase l'abbiamo sentita più volte. È rimbalzata tra telegiornali ed organi di stampa negli ultimi anni, smentita dalle ultime notizie di cronaca. Oramai è noto a tutti che l'andrangheta è radicata anche al nord. Le mafie si spostano seguendo gli investimenti, gli appalti, le grandi opere. Dove vanno i soldi, loro occorrono. Questo ha fatto sì che il fenomeno fosse ancora più evidente. A partire da Saviano, Don Ciotti, Enzo Ciconte con il suo libro 'Ndrangheta Padana, per arrivare a programmi come Presa Diretta e Blu Notte. Molti hanno raccontato la penetrazione delle mafie nel nord Italia. Ad oggi, con le inchieste sui fondi neri della Lega, che sembrano evidenziare una connessione tra il partito di Bossi e l'Ndrangheta, la questione diviene sempre più pressante. La notizia del giovane giornalista e scrittore Giovanni Tizian, sotto scorta dopo l'uscita del suo libro Gotica, ha scosso l'opinione pubblica e portato alla creazione della campagna Io mi chiamo Giovanni Tizian. Molte le città del centro-nord che nel libro vengono citate come luoghi in cui la mafia è riuscita ad arrivare. Molte sono le domande in campo, fino ad ora i fatti sono conclamati, ma ancora poco si è fatto per arginare il problema. Come si suol dire, lavori in corso. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Agenda Italia Giovani. Come avete avuto modo di vedere dalla nostra consueta copertina di Flavio Conia, oggi il tema è un tema molto spinoso, il tema settimanale della nostra rubrica, ovvero quello della mafia e di conseguenza dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel nostro paese. Siamo passati del resto in questo paese negli ultimi decenni da frasi scioccanti come la mafia non esiste a frasi scioccanti successive come la mafia non esiste al nord. È evidente insomma dalla cronaca di tutti i giorni e anche da questo servizio che così non è e che comunque c'è da molto da fare in questo paese su questo spinoso tema che da un certo punto di vista possiamo dirlo è una vera e propria zavorra per il nostro sistema economico e sociale. Per farlo oggi abbiamo tre ospiti molto autorevoli che ringraziamo per essere qui e che presento. Abbiamo appunto Franco Latorre che è il presidente della Consulta Antimafia della provincia di Roma. Buonasera. Abbiamo poi Antonio Turri che invece è il responsabile di Libera, un'associazione che si batte molto insomma nel contrasto alla criminalità organizzata nel Lazio appunto. E poi abbiamo Matteo Pepe che è un esponente dei Giovani Democratici ed è segretario della Federazione di Latina, una federazione che negli ultimi tempi insomma da questo punto di vista si dimostra territorio molto delicato perché è stato appunto set di molti casi di criminalità riguardanti la criminalità o comunque le infiltrazioni mafiose. Ma passiamo insomma alla prima domanda che volevo apporre tra l'altro a Franco Latorre. Tu guidi, abbiamo detto, questo organismo di nuova costituzione, questa consulta per l'antimafia nella provincia di Roma. Vuoi spiegarci insomma brevemente di cosa si occupa e soprattutto quanto la funzione pedagogica, perché immagino questa consulta si occupi anche di questo, quanto la funzione pedagogica può aiutare nel combattere un fenomeno come quello della mafia, quanto mai radicato nel nostro paese? La consulta antimafie della provincia di Roma è un atto deciso dal Consiglio provinciale appunto di Roma alla fine dell'anno scorso, del 2011, sulla scia di un programma già avviato dalla presidenza di Nicola Zingaretti, volto a favorire la diffusione di pratiche e sensibilità, provincia antimafie si chiama tuttora.
Questa ovviamente, questa della consulta è un atto formale perché è un organo previsto, diciamo, dagli ordinamenti degli enti locali che consente, in questo caso alla provincia di Roma, di mettersi in collegamento con il meglio istituzioni e organizzazioni della società civile, da Libera, che è stata già citata, ai sindacati, per favorire una relazione costante tra gli organi provinciali, innanzitutto il Consiglio e poi la Giunta, e allo stesso tempo promuovere iniziativa ad hoc, una fra tutte. Il Consiglio provinciale, quando ha stabilito il programma di questa consulta, al primo punto ha messo che la consulta ha il compito di redigere il primo rapporto sullo stato dell'infiltrazione mafiosa nei comuni della provincia di Roma, che sarà oggetto di una sessione straordinaria del Consiglio provinciale all'inizio dell'anno prossimo. Oltre a questo, la consulta ha il compito di promuovere accordi con diciamo, le istituzioni educative e formative, quindi attraverso i programmi di offerta formativa offrire alle scuole percorsi di educazione alla legalità. Allo stesso tempo ha il compito di, come dire, valorizzare il più possibile l'attività di tutti coloro che aderiscono a questa consulta e quindi delle associazioni, dei sindacati, delle istituzioni. Se pensiamo che diciamo, ospiti permanenti, invitati permanenti sono i rappresentanti della prefettura, l'Agenzia Nazionale per la Confisca e il Sequestro e la Gestione dei Beni Confiscati è membro permanente della consulta, oltre a consiglieri di maggioranza e opposizione. Insomma, è una grande occasione, allo stesso tempo una grande responsabilità, perché va detto, non è un record, in questo senso non è che ci riempiamo la bocca, è la prima consulta costituita da una provincia italiana. Beh, da questo punto di vista, senz'altro, il fatto che la provincia di Roma abbia istituito un organismo di questo tipo, a maggior ragione, deve suonare, per quanto sia un'iniziativa senz'altro positiva, come un ulteriore campanello d'allarme, e comunque occorre vigilanza da tutti i punti di vista. Appunto per questo volevo chiedere a Antonio Turri, il Lazio da questo punto di vista è una regione, un po' un banco di prova, diciamo così, perché è una regione particolare dove ci sono stati molti fenomeni di, appunto, infiltrazioni, e però comunque non è considerata storicamente come una regione che poi ha dato i natali, per così dire, alla mafia, al fenomeno mafioso. L'attività di Libera nel Lazio come affronta questa situazione particolare, che comprende anche molte situazioni d'emergenza? Sì, è innanzitutto diciamo un'attività volta ad informare, a far rendere conto anche a un pezzo della cosiddetta società politica, della società civile, qual è la situazione del Lazio. Nel Lazio si continua a parlare di infiltrazioni, ma è un termine datato, almeno agli anni 70. Nella fine degli anni 60 arriva Pomezia Francoppola Tre Dita, che era uno degli esponenti storici della mafia siciliana, addirittura, che aveva esportato il metodo mafioso addirittura negli Stati Uniti, e viene qui a risiedere a Pomezia ed è rimasto lì per anni. Ma quelli sono gli anni in cui arrivano gli esponenti di spicco dell'Andrangheta, della zona di Polistena, della Piana di Gioia Tauro. È il periodo in cui i casalesi, i primi anni 70, si inseriscono con i loro rampolli e con i loro capi nel Basso Lazio, nel Sud Pontino, con un obiettivo che è Roma. Per cui è un'infiltrazione datata da 40 anni. I fatti di fondi, gli episodi di fondi, gli episodi che riguardano comuni anche, diciamo, relativamente vicini a Roma, ma anche a nord di Roma, dimostrano come forse addirittura sbagliato parlare anche soltanto di radicamento. Le mafie cominciano a contaminare pezzi importanti della società economica e politica del Lazio. Se pensiamo che con il processo Damasco 2, che ha riguardato la vicenda di fondi, la stragrande maggioranza, purtroppo, dei cittadini condannati, almeno in primo grado, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, sono cittadini nati in questa regione, a dimostrazione della contaminazione. Quindi Libera non può che non accettare, diciamo, come uno degli elementi di controtendenza, il fatto che la provincia di Roma abbia istituito la consulta provinciale antimafia, a dimostrazione
che il fenomeno non solo c'è, ma che c'è un pezzo di società politica che ci mette la faccia e che si impegna, come diciamo noi, di Libera. Il fatto che, e non è piaggeria, il fatto che sia stato scelto come presidente di questa commissione Franco Latorre, per noi va nella giusta, oggettivamente nella giusta direzione, cioè si prende finalmente coscienza di quanto il problema è un problema importante non per il Lazio o soltanto per Roma, ma per l'intero paese. Il problema mafia, che non è uno dei problemi secondo noi, ma è il problema insieme alla corruzione e comunque alla mala politica, è il problema di questo paese. Sì, senz'altro poi analizzeremo anche quanto questa diffusione del fenomeno malavitoso incide nell'economia e nel tessuto produttivo del nostro paese e quanto di conseguenza frena lo sviluppo del nostro paese. Però restando nel Lazio, volevo anche chiedere a Matteo Pepe, da un certo punto di vista la provincia di Latina è una di quelle realtà che soffre maggiormente questa situazione, ci sono stati molti casi anche di cronaca segnalati dai grandi media nazionali, dai giornali, ma anche dalle televisioni. Volevo chiederti anche come Federazione di Latina come vi state muovendo e come combattete in quanto giovani generazioni questa situazione quanto mai delicata. Sì, c'è da dire una cosa: per uno che nasce e decide di iscriversi ad un partito, ad un'organizzazione giovanile, in un territorio come il nostro, una delle ragioni fondanti dell'impegno e della militanza è quello della lotta all'illegalità, perché è tangibile. Si vede e blocca le possibilità di sviluppo, la stessa sottrazione del futuro che deriva dalle infiltrazioni malavitose, da queste situazioni che si sono verificate nel nostro territorio, sono una di quelle ragioni fondanti di un impegno di una generazione. Noi in questi anni abbiamo cercato, anche con il contributo fondamentale di Libera e di Antonio, che sul nostro territorio hanno fatto un lavoro straordinario, perché sono riusciti a parlare di questa cosa in un momento in cui la stragrande maggioranza dell'opinione politica e delle articolazioni della politica e delle istituzioni rifiutavano di ragionare di queste cose. E noi abbiamo cercato di fare lo stesso, muovendoci su più fronti, sicuramente sui casi eclatanti e quindi sul caso Simbolo, sulla vicenda di fondi, sui processi di Damasco 1 e Damasco 2, sugli attacchi che la reazione a questi processi hanno portato, al raffreddamento dei rapporti tra certa classe politica e le istituzioni cittadine. Quello che mi viene in mente è l'attacco che venne fatto al prefetto Frattasi, che fu quello che poi portò alla luce tutto quello scandalo. Noi abbiamo visto il nostro impegno da un lato con il sostegno di chi ha iniziato prima di noi a fare questa battaglia, dall'altro lato a cercare di raccontarlo e quindi di starci. La cosa che mi viene in mente adesso è anche il dibattito interno, il raccontare anche a chi si iscrive in questi anni difficili all'organizzazione giovanile come la nostra, che quello è un fenomeno che esiste sui nostri territori e che non viene raccontato. E quindi anche la funzione, come dire, istruttrice dell'organizzazione giovanile, di chi si mette quotidianamente a far politica, è anche questo, raccontare il proprio territorio a chi lo vive. Un aspetto molto interessante del tuo intervento è proprio questo, cioè il tema del racconto, cioè quanto il racconto, quanto la descrizione della realtà può aiutare anche a sconfiggere un fenomeno come questo. E volevo dire, a proposito di questo argomento, cosa ne pensava Franco, e quanto anche questi strumenti pedagogici utilizzati molto spesso nelle scuole, ma anche nelle televisioni, basti pensare alle famose trasmissioni con Saviano e Fazio, quanto possono concretamente aiutare la sconfitta di questo fenomeno? Ma possono sicuramente aiutare nel fugare ancora quei dubbi che ci possono essere. Mi ricollego a quanto diceva prima Turri, per quanto riguarda la diffusione del fenomeno. Ancora nella percezione diffusa, sino a poco tempo fa, prima che appunto fortunatamente, anche se le notizie non sono buone, i canali nazionali cominciavano a promuovere questo tipo di informazione e sensibilizzazione, nella percezione diffusa le mafie rimanevano un fenomeno regionale e in particolare delle regioni del sud.
Ma come si fa a negare? E in questo diciamo c'è una critica ovviamente benefica nei confronti dei mezzi di informazione che ancora oggi utilizzano il termine infiltrazione per fenomeni che invece sono ben consolidati. Ma il Lazio e Roma sono ai primi posti, subito dopo le regioni diciamo tradizionali e la Lombardia che è un'altra regione aggredita in maniera ormai consistente nel numero dei beni confiscati. Questo vuol dire che le economie mafiose sono ben radicate, se hanno avuto il tempo di comprare appartamenti, di creare società, di investire denaro, e non è che non sono operazioni che si fanno dall'oggi al domani, quando vengono sequestrate decine e decine di immobili a Roma e nel Lazio, principalmente a Roma, perché Roma poi è anche diciamo, la capitale delle istituzioni e proprio per questo è un obiettivo privilegiato per le organizzazioni mafiose che vogliono condizionare la politica, affinché si eviti dal punto di vista delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che la politica prenda provvedimenti volte al contrasto efficace dell'azione. Ritornando ai beni, ma come si fa a dimenticare che a Roma c'è la casa del jazz, quella che era la casa del boss della Magliana Nicoletti, che a Roma c'è il cinema Aquila, che anche quello era un patrimonio della banda della Magliana, che a Roma il Caffè dei Paris, uno dei simboli della dolce vita cinematografica in via Veneto, era di proprietà di famiglie mafiose. La politica vuol dire anche le risorse pubbliche della politica. Alla mafia interessa condizionare il processo decisionale della politica, ma interessa anche entrare nel grande giro degli appalti nazionali. È a Roma che vengono decisi ed esercitare influenza e condizionamenti sulla politica non vuol dire solo influenzare le decisioni politiche ma anche quelle che hanno una ricaduta di carattere economico. Roma è il mercato nazionale dell'eroina, chi sta a Roma controlla quel traffico, Roma è una delle capitali del traffico degli esseri umani, le prostitute che noi vediamo non arrivano certo con di loro iniziative e con un loro biglietto d'aereo. Ci sono alle spalle organizzazioni criminali, nigeriane piuttosto che dei paesi dell'est, che insieme alle mafie italiane controllano e gestiscono questo mercato. Roma questo è. Noi abbiamo organizzato una puntata di Agenda Italia Giovani proprio dedicata ai temi legati a Roma e abbiamo evidenziato nella maniera più forte che c'è anche un problema legato alla criminalità organizzata, insomma alla mafia che insomma si fa particolarmente sentire in questa città, come hai anche citato prima il Caffè de Paris, è uno dei tanti esempi insomma da questo punto di vista. Parlavo prima anche del tessuto economico, cioè la mafia è da fenomeno caratteristico in negativo dell'Italia è diventato un fenomeno che effettivamente riguarda la vita concreta di gran parte delle regioni italiane. Volevo chiedere a Turri proprio questo, il fatto che anche in Lombardia oramai ci siano dei fenomeni di questo tipo e quanto può ulteriormente rallentare purtroppo lo sviluppo del nostro paese, considerando che la Lombardia o comunque tutto il nord Italia è considerata una delle zone più industrializzate addirittura d'Europa. Quindi quanto questa espansione, questo rafforzamento della mafia rischia in maniera diametralmente opposta di indebolire il paese? Dicevo prima, e dall'analisi con cui concordo di Franco Latorre, è il problema del paese, perché non è la mafia solo e soltanto un problema criminale. Da 150 anni, dice Don Luigi Ciotti, rimane l'emergenza del paese, nasce da prima diciamo a piccoli passi, ma subito sì, le mafie rappresentano già da allora una delle emergenze del paese, 150 anni fa. Non si riesce a debellare il fenomeno perché, dobbiamo dirlo chiaramente, perché non è un fenomeno solo criminale, o meglio, è residualmente criminale perché sta diventando un fenomeno culturale. La mafia è una cultura che coinvolge un pezzo importante dell'economia, della politica e perché no anche un pezzo delle istituzioni di conseguenza nel momento in cui entra la mafia in politica. Ed era chiaro che, come diceva prima Franco, la mafia punti lì dove c'è possibilità di sviluppare diciamo, l'impresa mafiosa, di sviluppare la cultura mafiosa. Ogni cultura tende a diventare egemone e nel momento in cui questa cultura non è contrastata o peggio ancora è negata, corriamo il rischio che arrivi nel centro politico nazionale che è Roma
ma tende a svilupparsi nei centri anche economici importanti del paese. Penso la Lombardia, ma penso il Veneto. Quest'anno non è un caso che la giornata della memoria e dell'impegno l'abbiamo fatta a Genova, perché la Liguria sta diventando uno dei piatti appetibili delle mafie del paese. Ma il pericolo che come Libera segnaliamo, e che è importante secondo me segnalare, è che non c'è più soltanto un problema di trasmigrazione del mafioso, diciamo, conclamato dalle regioni meridionali che si insedia a nord. Come tutte le culture che tendono a diventare egemoni, crea, se vogliamo, crea quella situazione di contaminazione sul territorio. Cioè, i mafiosi che arrivano da Casal di Principe o da quell'area e che si stanno insediando in queste settimane a Perugia, facciamo un esempio classico perché Libera sta preparando un dossier in Umbria, e hanno lì già intessuto quei rapporti con pezzi dell'imprenditoria e con pezzi della politica e anche delle professioni. Perché come diceva prima Franco, non è che si compra il caffè de Paris senza avere, diciamo, sul luogo a Roma, nella capitale, tutta una schiera di professionisti, di, se vogliamo, di entrate in quegli ambienti dove si ottengono le autorizzazioni amministrative, dove si può fare economia. Ecco, questa è la contaminazione su cui le mafie da anni puntano, ed è il motivo per cui la buona politica non deve avere paura, ed è il motivo per cui le iniziative come fu l'Abbecol, che purtroppo per la regione Lazio che è stata messa un po' da parte, così come l'iniziativa positiva della provincia, devono essere supportate. E bene ha fatto anche il sindaco di Milano a mandare un messaggio forte, perché prima si parlava del prefetto Frattasi. Il prefetto Frattasi è o sarà, credo che si stia decidendo in questi giorni, il nuovo, diciamo, per quanto riguarda l'Expo di Milano, sarà la persona che dovrà controllare e che dovrà frenare gli appetiti delle mafie, non soltanto quelle di importazioni, ma anche delle mafie lombarde, quelle autoctone locali, e sui grandi affari e sull'economia del paese, perché correremo il rischio di diventare il primo paese in Europa dove le mafie influenzano talmente in maniera pregnante l'economia da dare poi retta a un sventurato ministro di un governo passato che disse bisognava imparare a convivere con le mafie. Io credo che rimanga comunque un problema, cioè il pericolo che questo paese impari a convivere con le mafie. Spetta appunto alla buona politica bloccare questa deriva. Sì, è questa infelice frase che possiamo dirlo e appartiene all'ex ministro delle infrastrutture del governo Berlusconi Lunardi, senz'altro testimonia come si è passati anche alla fase culturale del fenomeno. E appunto per questo volevo porre un'ultima domanda a Franco Latorre, e poi ci deve lasciare perché ha un impegno precedentemente preso. E a proposito di cultura, dell'elemento culturale, anche la Consulta se ne occupa, la Consulta antimafia provincia di Roma se ne occupa da questo punto di vista, ma quali devono essere le caratteristiche che devono rendere, soprattutto penso ad alcune realtà della nostra penisola, lo Stato più attrattivo, possiamo utilizzare questo termine anche un po' spiccio, rispetto a magari le organizzazioni criminali che molto spesso si sostituiscono e svolgono un ruolo di veri e propri supplenti rispetto allo Stato, e quindi in alcune realtà vi è più sicurezza nell'affidarsi purtroppo a queste realtà e non all'entità statale. Quali, in breve, perché è un tema universale, lo capisco, quali possono essere delle piccole mosse anche dal punto di vista culturale, non strettamente pratico, che possono aiutare a rendere lo Stato quello che deve essere, insomma, la garanzia per tutti i cittadini? Ma innanzitutto uno si aspetterebbe che i rappresentanti delle istituzioni e coloro i quali noi eleggiamo negli organi di governo locali e nazionali dessero il buon esempio. Innanzitutto da loro, non negando l'evidenza, non nascondendo il rischio, il pericolo, e al contempo essendo persone che prima di tutti sono per la legalità, il rispetto della Costituzione, perché poi di questo parliamo. Come ripete Don Luigi Ciotti, io condivido, il primo strumento antimafia è la Costituzione, perché dove le mafie controllano sono negati i diritti fondamentali,
perché dove le mafie controllano il processo decisionale, controllano il territorio, amministrano la giustizia, come dicono loro, è negato il diritto alla libertà di espressione, perché non si è liberi di votare liberamente, è negato il diritto a fare impresa, perché se vuoi fare impresa devi pagare il pizzo e devi pagare la percentuale alle organizzazioni mafiose, è vietato il diritto al lavoro, perché se vuoi lavoro ti devi rivolgere al boss mafioso, è negato il diritto a vivere in un ambiente sano, perché accanto hai una discarica di rifiuti pericolosi, è negato il diritto alla salute, perché a dirigere una ASL non c'è un medico qualificato, ma è un medico che è in grado di garantire che gli appalti vadano a quell'organizzazione mafiosa, è negato il diritto alla giustizia e alla sicurezza, perché sono i mafiosi che decidono se si spara, quando, come e perché. Sì, guarda, quanto mai, insomma, sintetico ma esauriente, insomma, come punto di vista. E adesso volevo approfittare, ovviamente sempre ringraziando Franco Latorre per la sua partecipazione, volevamo collegarci telefonicamente con Antonella Pepe, che tra l'altro è moglie appunto del nostro Matteo Pepe, che è la segretaria regionale dei Giovani Democratici in Campania, una realtà che, insomma, è inutile dirlo, a maggior ragione Antonella può darci testimonianze, può darci un contributo in questo senso. Antonella, ci sei? Sì, buonasera, buon pomeriggio a tutti, sono qui. Bene, allora Antonella, qualche domanda appunto sulla situazione in Campania. Tu tra l'altro sei una segretaria neoeletta, quindi a maggior ragione puoi darci un contributo in questo senso. Come la tua realtà e i Giovani Democratici della tua regione si battono ogni giorno attraverso l'iniziativa, attraverso la narrazione di cui e il racconto di cui parlava prima Matteo, contro il fenomeno mafioso, contro il fenomeno della camorra per lo più nella tua realtà? Avete fatto qualche iniziativa in particolare che ti piace segnalare? Allora, diciamo che noi come Giovani Democratici della Campania ci siamo sempre caratterizzati sulla lotta alla criminalità organizzata, alla camorra. Fin dalla nostra nascita sono state, insomma, le iniziative centrali. Io ricordo quando ancora, insomma, non si parlava di Casal di Principe, dei Casalesi, noi siamo stati lì, abbiamo fatto tantissime iniziative con Libera, in particolare sull'economia sociale intesa in particolar modo come antidoto all'economia criminale. È chiaro ed evidente che il nostro territorio è un territorio che viene continuamente mortificato per via della crisi organizzata, dove quello che si diceva in studio, appunto, la negazione della nostra Costituzione, la negazione di diritti inalienabili, la negazione dei diritti di fare impresa, di vivere la propria vita in un luogo sano, la possibilità appunto di realizzare quelli che sono le proprie idee, le proprie prospettive di vita e la propria realizzazione. Purtroppo il nostro è stato un territorio che per molto tempo ha anche vissuto il cosiddetto professionismo dell'anticamorra. E quindi noi invece come Giovani Democratici abbiamo sempre detto come parlare di qualità e parlare di anticamorra non possa che partire da una dimensione, da un impegno civile e collettivo costante, a partire dalle tante associazioni che lavorano sul nostro territorio, alle cooperative sociali che hanno a disposizione ad esempio i beni confiscati e che lì cercano continuamente di fare, insomma, delle attività appunto per la collettività. È chiaro che la criminalità organizzata non può essere intesa in maniera parziale. La criminalità organizzata, la camorra, non è più quella di una volta, con magari la coppola, periferie del casertano, del napoletano. Oggi la criminalità organizzata è in giacca e cravatta, si annida da istituzioni, alla pubblica amministrazione, alle aziende di un certo livello, ed è chiaro che con una camorra che si trasforma, che riesce appunto a varcare anche quelli che sono i confini nazionali, perché operano in attività finanziarie, è chiaro che lo Stato, per poter essere presente, per poter sottrarre terreno alla camorra, ha la necessità di ripensarsi complessivamente. E allora io credo che da un lato è bene la politica appunto della repressione, degli arresti, però è chiaro ed evidente che è necessario anche un investimento
investimento culturale, su un investimento anche sui propri presidi, sui livelli territoriali. Se mi permettete faccio qualche esempio. Nei nostri territori la regola degli appalti e dei subappalti è quello che dà pane quotidiano ad esempio alla criminalità. In un momento di crisi la logica del massimo ribasso, ad esempio negli appalti pubblici, favorisce gran parte quelle che sono le attività criminali, che hanno possibilità di avere liquidità e che riciclano in questo modo il proprio denaro sporco derivante appunto dal traffico della droga o altro. La difficoltà ad esempio per tanti giovani di accedere al credito, perché magari appunto non si ha la possibilità di accedere a dei mutui per realizzare un'attività imprenditoriale, nasce praticamente gran parte dei giovani nella morsa della criminalità organizzata, che investe in quell'attività, partecipa a quell'attività purché neanche essa responsabile e determinante. Oppure sulla scuola, noi abbiamo avuto il governo precedente, che ha fatto il modello Caserta degli arresti e tutta la grande strategia della lotta alla criminalità, e intanto però tagliava su scuole e università, cioè tagliava su quelle strutture, ad esempio pensiamo al tempo pieno e tutto, che permettevano in questi territori di avere le scuole aperte anche fino alle 7, alle 8 di sera, e sottrarre tanti ragazzi dalla difficoltà della strada e i territori molto difficili. E poi è chiaro che io credo che un altro ragionamento vada fatto in particolare rispetto agli enti locali e rispetto ai nostri partiti. È chiaro che se i partiti non sono in grado e non selezionano in maniera seria anche la classe dirigente, a volte ci troviamo appunto a vivere con le proprie situazioni drammatiche in cui gli enti locali sono praticamente appaltati alla criminalità organizzata. Quindi io credo che anche rispetto a questo vada fatto un lavoro che parta anche dai partiti, dalle associazioni, cioè quello di riuscire anche in proprio a selezionare in maniera seria e attenta la classe dirigente, partendo dai livelli territoriali, costruendo appunto la propria presenza su dei principi e su delle regole ben precise. Bene, ti ringraziamo Antonella, insomma ci hai dato la tua descrizione della realtà campana, che è una realtà che ovviamente ci sta molto a cuore, ma che insomma è giusto segnalare nella sua interezza e nella sua veridicità, quindi ti ringraziamo. Noi tra l'altro la Campania purtroppo è la regione ad oggi di fatto governata da Cosentino, sì, da eletti che sono stati per anni insomma che sono stati condannati anche per rapporti con la criminalità organizzata, ed è chiaro insomma che i problemi qui sono sicuramente sotto l'occhio di tutti, però è bene ricordare che attraverso una selezione seria, riuscendo in qualche modo anche a recuperare del terreno come Stato, come credibilità delle istituzioni, perché poi questo è il lavoro vero che va fatto. Quando noi abbiamo interi territori lasciati, abbandonati a loro stessi, perché lo Stato è assente, e lo è dalle istituzioni, alle scuole, a tutti quei luoghi in cui un cittadino può essere realmente cittadino, la criminalità riesce a plasmare culturalmente quei territori, e soprattutto la capacità deve essere quella di sostenere quelle iniziative sane, importanti, che ci sono, che sono importanti anche in Campania come in altre regioni del Mezzogiorno, e riuscire in qualche modo a sostenere appunto tutte queste esperienze. Eh sì, un messaggio di speranza, anche perché come hai detto in Campania, l'ha detto anche prima Franco Latorre, è uno di quei casi in cui purtroppo la classe dirigente e la politica in molti casi non dà un buon esempio. Ti ringraziamo Antonella, buon lavoro. Grazie, buon lavoro e tanti auguri insomma. Grazie. E dunque Matteo Pepe, a seguito sì, insomma di questa analisi anche dettagliata direi di Antonella della realtà campana, tu ti ci riconosci insomma. E poi volevo anche chiederti, a parte questo ovviamente da segretario insomma, della Federazione sì, di Latina, quanto
questi fenomeni regionali molto spesso vivono anche del caso, della cartina di tornasole, un po' diciamo così, in primis a fondi, penso, per quanto riguarda la tua realtà. Quanto il fenomeno in sé molto spesso rischia di essere sottovalutato dal singolo caso? Insomma, quanto cioè, si parla molto spesso di fondi, si rischia magari di sottovalutare lo stesso sistema che poi i fondi per certi versi ha forgiato. Ecco, quanto c'è il rischio che il fenomeno sia oscurato dal singolo caso? Ma guarda, tu hai fatto riferimento più volte in questa chiacchierata al fenomeno culturale della malavita, e a me è venuto in mente anche per la vicinanza al 25 aprile, nei prossimi giorni lo festeggeremo, ad una frase di Calamandrei che mi piaceva molto, perché lui diceva che tra le cose peggiori, tra i prodotti peggiori del fascismo c'è stata la cultura dell'illegalità, quella che porta a non rispettare le regole e a prenderla come una cosa normale. E quindi in quel fenomeno, il contributo che c'è stato in questi anni nell'ottica che diceva Calamandrei è importante, e ha vissuto e si è radicata nei nostri territori. Ed è per questo che nel raccontare e nell'ostacolare questo fenomeno sul nostro territorio, noi cerchiamo di raccontare di fondi e di quello che è successo e di quello che sta succedendo, non scordandoci però che sulla stessa nostra provincia gli immobili sequestrati, come diceva prima la Torre, sono innumerevoli e non sono localizzati al sud della nostra provincia, perché poi l'idea che si è fatta negli anni è che una volta la mafia esisteva soltanto al sud, poi arrivata nel centro Italia si è fermata al sud del centro Italia e da lì non abbia più sfondato. Io abito in una città, questa è una cosa che racconto spesso, abito in una città dove a pochi passi da casa mia una notte si udirono colpi di Kalashnikov per una resa di conti tra clan malavitosi e nella mia stessa città, che sta al nord della provincia di Latina, molto vicina a Roma, c'è addirittura un terreno confiscato alla mafia, nel quale Libera fa un lavoro quotidiano straordinario. E quindi cerchiamo in questo senso di raccontare nella sua complessità il fenomeno. La riduzione ai simboli, come può essere quello di fondi, è utile per approcciare un ragionamento, ma per rapportare nella sua interezza il fenomeno non ci si può fermare solo a questo. E quindi abbiamo raccontato in questi anni delle infiltrazioni nel mondo dell'economia, e quindi sia del settore della nautica piuttosto che quello della farmaceutica, nel settore dell'edilizia, e che si concentra in gran parte nel nord della provincia. E dall'altro lato di spiegare a chi stava sui nostri territori che era da combattere l'atteggiamento dell'omertà e del silenzio di fronte a queste cose, che è un atteggiamento che spaventa a chi si impegna in un'organizzazione giovanile come la nostra. Cioè ti dà il senso di quanto il fenomeno sia permeato e di qual è poi la difficoltà, una volta entrati in quel cunicolo, di uscirne. E la ragione che ce ne siamo fatti è che si esce solo collettivamente da un problema di questo tipo. Quindi per certi versi un invito alla politica, appunto, al collettivo. Esatto. E alla società. La nostra Antonella Amadeo ha realizzato nei giorni scorsi, c'è stato un interessante convegno alla Camera dei Deputati su questo, un servizio appunto su Pio La Torre, che è stato ricordato appunto a Montecitorio la scorsa settimana in un interessante dibattito. 30 anni fa a Palermo Cosa Nostra assassinava Pio La Torre, parlamentare siciliano del Partito Comunista, assieme al suo compagno di partito Rosario Di Salvo. A Montecitorio questa mattina si è svolta la commemorazione in ricordo dell'esempio e dell'impegno civile del padre della legge sulla confisca dei patrimoni mafiosi. La riunione La Torre, strumento ancora attuale per la lotta alla mafia. Nella Sala della Lupa per l'occasione erano presenti il capo dello Stato Napolitano, il presidente della Camera Fini, Pisano, presidente della Commissione Antimafia, Bertinotti, Don Ciotti e molti altri esponenti del mondo politico e della società civile. Dalla storia umana e politica di Pio La Torre ci giunge ancora oggi un insegnamento fondamentale
La democrazia e la legalità sono il frutto di un impegno quotidiano e collettivo di tutte le istituzioni, di tutta la comunità nazionale, di tutti i singoli cittadini. La lotta alla mafia come questione nazionale, la lotta alla mafia come valore unificante e condiviso nella politica e nella società, la lotta alla mafia come fattore di riscatto sociale, civile ed economico. Un monito quindi a non abbassare la guardia, così da poter eliminare le zone grigie in cui mafia e politica tuttora stringono rapporti e fanno affari in molte regioni d'Italia. Prima della cerimonia, Giorgio Napolitano ha sostato il raccoglimento davanti alla targa di Pio La Torre, posta all'ingresso di Montecitorio. Ha poi consegnato la medaglia d'oro al merito civile ai familiari del parlamentare, che osò dire no alla mafia. Quella medaglia ci ricorda il potere dei segni, come i segni sono importanti contro i segni del potere mafioso. Perché era molto importante la scommessa, che non è solo quella di restituire alla collettività i beni delle mafie, ma anche dimostrare che con l'impegno di tutti, etica ed economia, bene e utile possono andare a braccetto e possono restituire libertà e dignità alle persone. È stato, amici, un altro grande schiaffo alle mafie. Questo è un altro segno importante contro i segni del potere mafioso che si porta avanti. Il potere dei segni come anche antidoto alla lotta per la lotta e alla lotta alla mafia. E Antonio Turri, queste frasi di Don Ciotti sono quanto mai veritiere, quanto mai efficaci. Quanto esempi di questo tipo possono oggi rappresentare qualcosa, soprattutto per le giovani generazioni? Io direi che sono tutto, sono l'unico, diciamo, l'autostrada per il presente e per il futuro di questo paese e di conseguenza dei giovani. Etica pubblica, lo diceva prima nell'intervento, lo diceva Matteo, e lo diceva la sua collega del segretario regionale della Campania, etica pubblica quando parlava di appalti, eccetera. Poi il potere di segni è questo, no? Si sta lì, non bisogna diciamo governare con la legalità possibile, cioè se si è a Casal di Principe, se si è a Marcianise, a Gricignano, parlo anche di comuni che sono stati di recente sciolti per mafia, e non si può applicare la politica della legalità possibile, per cui etica pubblica e responsabilità personale, questo è il messaggio di Don Ciotti, e questo è lo schiaffo più grande che si può dare alla mafia, cioè il cercare di non far dire che tanto la politica è tutta uguale. Questo è importante, e questa è la responsabilità di chi si impegna in politica, ed ha una responsabilità importantissima. E la responsabilità personale è la responsabilità dei cittadini, che non devono soltanto delegare, pensando di aver scelto un amministratore o qualcuno che possa fare l'interesse collettivo. Etica pubblica e responsabilità personale è l'invito di Don Ciotti, ed è l'invito a ciascuno di noi, non è l'invito a un pezzo della società o a un pezzo della politica. Il presidente Fini diceva chiaramente che la mafia è il problema del paese, no? Lo ripete, l'ha ripetuto il presidente della Repubblica, Napolitano, ma noi come cittadini dobbiamo sentirci responsabile, che questo sia diventato il problema del paese, e operare, così come diceva giustamente la rappresentante dei giovani del PD in Campania, mettendoci la faccia, cioè cercando di dimostrare che è possibile un altro percorso politico, soprattutto investendo dove? Nei bisogni, nel bisogno delle persone, nel sociale. L'etica pubblica è il potere dell'esempio. In un periodo in cui, possiamo dire anche questo, la politica già di per sé non è molto popolare, questi due elementi penso siano quanto mai fondamentali per cercare di favorire una partecipazione di tutta la cittadinanza alla politica, soprattutto per quanto riguarda quella delle giovani generazioni. Detto questo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche Antonella Pepe, che è intervenuta telefonicamente, e Franco La Torre, che ci ha dovuto lasciare anzitempo. È stato un dibattito, penso, molto utile e anche formativo per certi versi, quindi vi ringrazio veramente. Grazie. Detto grazie questo, non posso che salutare anche i nostri telespettatori, e ovviamente l'appuntamento è la prossima settimana per una nuova puntata di Agenda Italia Giovani.